Buongiorno, la giornata oggi inizia così. Riccardo mi ha portato la colazione a letto e ha fatto la sua solita vocina da chef francese con tanto di dedichina. Ciao, Bubi! È un'altra cosa. Buongiorno ragazze, buona domenica. Oggi appunto faccio un vlog molto più comodamente con il cellulare e niente, ho un sacco di cose da fare, tra cui lavare i piatti, perché ha pranzato Riccardo, abbiamo pranzato io e Fede da poco e devo anche preparare la pappa per la Bubi che tra poco si sveglierà, così mangia anche lei e poi abbiamo mangiato tutti, poi laverò tutti i piatti. E mi voglio mettere un po' sul tavolo, tranquilla, truccarmi un po' perché devo girarvi anche il video story oggi. E poi niente, mi rilasserò un pochettino con Federico, magari guardiamo un film, giochiamo un po' a Double, che è un gioco bellissimo di Harry Potter che gli ha regalato Marta e Alessandro. E niente, quindi insomma, oggi pomeriggio tranquillo. Riccardo è a lavoro, è stato con noi stamattina. Avete visto che mi ha coccolata tantissimo portandomi anche la colazione a letto, veramente un amore. E mi ha fatto svegliare proprio di ottimo umore. E poi vabbè, sono stanchissima perché per chi di voi ha seguito Sanremo, veramente, ragazze, alle 2:30 hanno decretato sto vincitore benedetto. Io speravo in Francesco Gabbani, vi dico la mia, speravo veramente perché mi piace tantissimo quella canzone. E insomma, viceversa, bellissima. E anche Diodato non è male, però preferivo Gabbani, mi sa proprio più simpatico e poi mi piacciono tantissimo altre sue canzoni, anzi mi piacerebbe poi andare a un concerto suo con Ricky perché anche a lui piace molto, chissà che prima o poi. E niente, quindi bando alle ciance, come dico sempre, io direi di andare a preparare la pappina alla Bubi così poi lavo i piatti e mi trucco un pochino con voi. Andiamo di maccheroncini. Allora, pappa pronta. Le ho fatto i maccheroncini alla ricotta con una spolverata di parmigiano, un filino d'olio. Prepariamo il seggiolone. E si mangia. Bubi! Sei tu che chiami? È pronta la pappa! Andiamo! Amore. Oh, siamo un po' spettinate stamattina. Sì, a te dico. Ah, tu mi dici guardati tu, hai ragione. Guarda cosa ti ha fatto mamma. Con la ricotta. È buona. Ma l'hai detto alle ziette? No, 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 no. L'hai detto alle ziette stelline che ieri ti sei mangiata il pollo con i piselli, eh? Adesso poi lo facciamo un What Eat in a Day su di te, eh? Cosa mangi in un giorno? Facciamo? Sì! Perché no, mamma? Sì!
Che buona! Allora, pappa finita di dare. Adesso sta giocando tranquilla nel box. Io mi devo lavare tutta sta roba. Non c'ho un cavolo voglia, raga, ve lo posso dire. Poi mi voglio anche, ecco, devo anche pulire un attimino il seggiolone, perché comunque quando fa la pappa lo sporca e quindi io lo pulisco ogni volta per non ritrovarmi incrostazioni e residui vari, quindi diamo una pulitina. Io utilizzo questo qui, il fatidico riomelaceto, perché non ha solventi, è un aceto di mele biologico, con aceto di mele biologico. E appunto non fa male, insomma, quindi va bene che io risciacquo, però comunque è meglio di tante altre cose più chimiche. Allora, inizio a lavare i piatti, apro un po' la finestra, un po' d'aria fresca, raga, perché mi sto addormentando e poi sta venendo anche molto brutto il tempo, veramente brutto, grigissimo. Stamattina c'era il sole, ma com'è possibile? Vabbè, speriamo non venga a piovere. E mi sono imposta come premio dopo i piatti un buon caffè. Quindi mi sbrigo, lavo subito i piatti e poi caffettino insieme. Voilà, tutto fatto. Che fatica, ce n'erano parecchi, poi c'era tutto il gas sporchissimo di schizzetti di pomodoro, poi devo chiudere quel pomodoro avanzato e adesso un bel caffè. Un bel caffè, come mi ero ripromessa. Poi, cosa devo fare ancora? Una lavatrice almeno, soprattutto della bimba, che ho un po' di cosine da lavare. E poi basta. In teoria ho già aspirato stamattina, dovrei solo più lavare i pavimenti perché stamattina c'era. Perché stamattina appunto c'era Riccardo, quindi insomma. È domenica, quindi me la sono presa un po' più comoda e poi niente. Veramente dopo questa nottata sanremese, cioè mamma mia, c'ho un sonno, cioè per vedere Sanremo in questi giorni mi sono devastata il sonno, un po' anche Ale, perché tipo l'altro ieri si è svegliata alle 4 di mattina, che aveva voglia di, probabilmente aveva un po' fame, aveva voglia di latte, e quindi si è svegliata e Riccardo faceva il mattino, quindi ovviamente mi sono alzata io, e quindi ho un sonno pazzesco. Che poi per assurdo, anche se si svegliasse Ricky, che è in ferie 3 giorni, vi faccio un esempio, io comunque mi sveglio, non sono tranquilla, non riesco a riaddormentarmi, cioè anche se ci pensa lui, comunque di notte non sono tranquilla, comunque non riesco a dormire, quindi tanto vale che mi alzo io e lascio dormire lui che lui riesce invece, quindi è così. Bye.
ci voleva. Così spero mi dia una botta forte di caffeina che mi tenga un po' più sveglia perché ho sonnissimo, proprio gli occhi che mi si chiudono. Allora, molto velocemente faccio partire una lavatrice, lavo i pavimenti e poi gioco un po' con Fede, che poverino mi sta mandando gli accidenti, anche perché ha già fatto tutti i compiti, è stato bravissimo, quindi dobbiamo giocare un po' insieme. Libro, libro. Cosa c'è? Chi è? No, no. Ehi, ehi, guarda, Ubi. Manda bacio. Manda bacio, manda bacino, mamma. Mamma mia, quanti mangiucchi. Cosa ti manca ancora di compiti? Allora, ma cosa? Ma quanto ti manca da colorare? Dai, Fede, come tutto il raccoglitore? E cosa hai fatto ieri allora che mi hai detto che coloravi? Ho colorato, però te l'ho anche detto, c'è messo un'ora per una pagina, cioè. Vabbè, allora devi fare quello. Cioè, cosa fai? Vai domani a scuola senza compiti? No, la faccio Tu dopo vai tanto l'esame. bene a scuola, ma con i compiti proprio bisogna sempre insistere, eh? Dai, vai a dire che adesso la devo mettere a nanna. Adesso ne parliamo. Allora, ragazze, nel frattempo che aspetto che Federico finisce un paio di compiti che aveva dimenticato, vi faccio vedere appunto la valigetta che mi avete richiesto in tantissime, di vedere più che altro come l'ho organizzata. Poi qua, vabbè, c'è il cestellino rosa che avevo in bagno con tutti i pennelli, viso, e occhi che utilizzo tutti i giorni. Lì c'è il mio specchio. Ciao! Che vorrei cambiare in realtà, mi piacerebbe prendere poi quello con la luce intorno e appena lo trovo, insomma, che mi piace, lo cambierò e così posso farvi appunto dei miei preparo con voi anche in giro per casa, adesso che ho appunto questa valigetta comoda, mi manca giusto lo specchio con la luce. Comunque vi faccio vedere, molto organizzato, molto semplicemente. Con le cose che utilizzo quasi tutti i giorni, insomma, quelle che utilizzo più spesso. Allora, sopramesso il blush, questo qua l'avevo preso, se non erro da OVS, ma non ricordo di che marca sia. Tam Beauty, non lo so, l'ho trovata da OVS. E mi piace un sacco perché mischiando le tre tonalità è perfetto per il mio viso, quindi, ahimè, sta quasi finendo. Poi c'è il mio amato, amatissimo Cabrow di Benefit per le sopracciglia che dura veramente un'eternità. Penso che poi lo ricomprerò. Poi c'è il mio burro cacao preferito di Bottega Verde al Karité d'Africa, veramente super nutriente. Poi di qua c'è questo qua di Clio, rossetto liquido, molto bello ma molto intenso, quindi lo uso solo per uscite serali, cose così un po' più importanti. Stessa cosa per questo rossetto di Dior, sempre sul rosso. Stessa cosa per Rouge Dior, che è appunto un rosso veramente super rosso, proprio per qualcosa di un po' più vistoso. Poi questo invece lo utilizzo spesso. Il Dior un po' più color nude, molto carino. Poi questo qua è di Makeup Revolution Unicorn, molto molto bello. Ha questo colore un po' glitterato che molto spesso metto sopra un altro rossetto per renderlo più glitter, più luminoso. E poi questo qui, sempre di Makeup Revolution. E poi c'è l'altro che ho lasciato in bagno, mi sa che è quello che utilizzo ora di Sephora che mi ha regalato Riccardo. Poi aprendo qui c'è correttore di Maybelline, cancelletta, poi il mascara, questo qua, Paranam Eyes di Douglas, aveva sempre preso Riccardo anche questo, ah eccolo qui,
L'ho messo qui per sbaglio. Il rossetto credo che sia il mio preferito per eccellenza, veramente bellissima tonalità e soprattutto molto matte e molto resistente. Poi, matita di Catrice Eyebrow, molto molto valida, anche questa dura un sacco e disegna molto bene con la spazzolina e di là c'è la matita. Poi, rossettino di MAC, questo qua è il Ruby Woo, questo me l'aveva regalato sempre Riccardo a un anniversario. Il Ruby Woo è il colore per eccellenza di MAC più venduto, insomma, quindi mi ha preso questo con la sua matita abbinata, che qui non c'è perché la uso pochissimo, la userò poi quando mi finirà questo come rossettino, insomma. Qua c'è un altro mascara di Essence, è Love Extreme, molto voluminoso, bellissimo anche questo. Poi qua c'è una matita nera di Unique, che non ho praticamente, non uso quasi mai, però la tengo per evenienze. Questo è l'eyeliner di Bottega Verde, molto molto buono, water resistant, veramente ottimo. Mi sono trovata benissimo, l'avevo acquistato in sconto al 50%. E basta, quindi qua sotto non c'è più niente, quindi primo lato così. Secondo lato di qua ho messo correttori, queste cose qua. Allora ho messo questo qui che è il Cover Pro di Bella Oggi, correttore ad alta coprenza, quando qualche brufoletto, qualcosa da coprire intensamente uso questo. Questo è un primer MAC di Avon, non mi piace un granché, però lo tengo perché lo voglio finire, non lo voglio sprecare. Questo è un correttore anche qua abbastanza. Lo trovo un pochettino, non lo so, un po' scadente, comunque di Avon, della Color Trend, fatto tipo rossetto, sempre per nascondere qualche brufoletto lo utilizzo. Questo qui che è il Gogo Tint di Benefit. Poi ho questo eyeliner che sto cercando di finire di utilizzare, l'avevo messo un po' nel dimenticatoio in un cassettino e si è un po' seccato, quindi vedrò se riuscirò a recuperarlo. Poi qua c'è, aiuto, non riesco a tirarlo fuori, aspettate. Vabbè, una matita nera di Essence per le sopracciglia, però è nera, quindi non la userò penso mai, però in caso dovessi finire i prodotti per le sopracciglia mi piace avere qualcosa di scorta. Oh, ragazze, mi si è incastrato. Comunque è un mascara, questo qua, Definition Super Shock di Avon, mai aperto, ancora in celofanato, che tengo lì di emergenza, anche lì perché non amo particolarmente, perché non fa molto volume come piace a me. Poi, aprendo tutti e due, qui sotto ho messo tutte le mie palettine che utilizzo di più. Questo qua è un blush della Sien che ho preso al Lidl, ma è un pochettino troppo rosso per me, mi fa un po' i guanciottini troppo rossi. Se ne metto poco e sbatto bene il pennello, va bene, però preferisco questo che devo farci meno attenzione quando sono di fretta. Poi qui c'è una mini palette che mi aveva regalato Riccardo insieme a questo rossetto. Dove è finito? Ah, non c'è qui perché è un altro rosso. Quindi, avendo già questo da finire, questo di Dior l'ho lasciato di là, comunque ancora in celofanato ed è un altro rosso, e insieme a questo mascara qui di Douglas. C'era anche questa palettina molto piccolina da borsetta, direi. Non so se ce la farò con una mano sola, comunque vi faccio vedere, sono colori che io utilizzo abbastanza. E sui toni del marrone, un po' glitter, insomma, un po' belli luminosi, insomma, molto carini. Cavolo, è uscito il pennellino. Aiuto, con una mano è sempre un po' complicato, eh? Poi c'è questa mini 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 palettina di Lancôme. Anche questa molto carina sui toni più del marrone, dell'arancio, che utilizzo un briciolino meno, però sono ottimi ombrettini. Poi c'è questa palette qui di Essence che è per il contouring, molto molto carina. Fede, ma non si canta facendo i compiti? Ah, ok. Bisogna stare attenti qua perché un attimo che.
Allora, qua invece c'è appunto la palette con tutto il contouring, molto molto bella, a me piace un sacco, non è particolarmente scrivente, però per quello che devo farci io, insomma, va abbastanza bene. Devo poi levare questa carta trasparente perché è più quello che mi si incastra che altro. Questa l'avevo trovata in offerta da Tigotà. Poi c'è questa palette qua che non utilizzerò mai probabilmente. L'avevo presa quando ero presentatrice Unique, ma è troppo vivace, veramente troppo. Ho usato troppo con questa palettina qua. Molto belli, molto pigmentati, tutto quello che volete, però troppo troppo pacchiani. Quindi boh, li utilizzerò tipo per i capodanni, per le feste un po', per un carnevale, veramente tanto vistosi. Potrei utilizzarli per sfumare un pochettino, magari questi viola, questo qui che mi piace molto, per sfumare anche il dorato, insomma, cercherò di utilizzarla perché sono molto belli, però un po' accesi per me. E poi c'è la Super Too Faced, che mi ha appunto regalato da pochissimo Riccardo, per chi mi segue l'ha già vista. In tutte le salse ed è bellissima. Questa è in assoluto la mia preferita e profuma il cioccolato, veramente una bomba. Dei colori bellissimi che mi piacciono tantissimo, come questo qua, il marzipan, il creme brûlée. Questa qui mi piace anche molto. Il candied violet, anche strawberry bonbon. Insomma, veramente ce n'è tantissimi che mi fanno impazzire. Ecco, qua c'è la solita vicina di sopra che sposta le sedie, qua vabbè, quello l'ho tenuto perché ci sono dei disegni della Too Faced su come truccarsi, come fare tante cose, quindi li ho tenuti. E niente, ragazze, ho organizzato così questo era sotto. Questo qui sta qui perché altrimenti non si chiude. Niente, l'ho organizzata così, ho messo proprio l'essenziale che utilizzo per truccarmi un po' tutti i giorni. Ma siete pazzesca. Allora, non vedo l'ora di darmi una sistemata perché ho infilato il fondo tinta, questo qua che ho da finire, in realtà ne ho uno nuovo di là. Però lo sto tirando veramente all'ultima goccia perché mi dura un pochino di più. Adesso mi faccio il puccio. Sono una gnocca pazzesca con il puccio, raga. Sono una gnocca pazzesca con il puccio. Voi non mi avete ancora vista, ma tanta roba. Faccio paura. Più che altro speravo di riuscire a prendere anche questo. Non vedo l'ora che mi crescano veramente sti ciuffetti che ho tagliato per il battesimo di Ale, ma sta sto ciuffo, frangia, quello che è. Sono gnocca, sono bellissima. Te lo dico io. Wow, tra l'altro devo fare anche la tinta, guardate lì. Guardate qua che sbuca la vecchiaia. Comunque, sono contenta di darmi una sistemata perché mi sento veramente, a parte il sonno che sto svuotando fino all'ultima goccina questo fondotinta qui di Essence, che non è niente male, qualità-prezzo veramente ottimo, cioè costa poco e non è niente male, devo dire la verità. E lo sto applicando così perché ne esce veramente ancora un bel po', quindi preferisco finirlo del tutto e poi aprolo quello nuovo che aveva incluso anche il pennello. Metto lo specchio di qua. Così, no, comunque voglio prendermi poi uno specchio con la luce, così non devo per forza stare a impazzire, no? Con luci e cose varie. E mi do una sistematina perché per il video delle storie mi piace essere un pochettino più sistemata. E quindi, e poi. Mi sento proprio meglio io, anche se mi rendo conto sia tardissimo, però chi se ne frega tanto. Comunque stasera poi, prima di andare a nanna, volevo fare una pulizia del viso, quindi non mi cambia niente. Ecco, io notavo che se io avessi le orecchie più, no?
schiacciate, il puccio me lo farei molto più spesso. Invece ho questa paranoia dell'orecchia. Ma sapete perché io ho l'orecchia così? Perché da piccola avevo il vizio di fare questo, di mettermi l'orecchio dentro, e a scuola era un po' l'attrazione, no? Quindi sapete, no, che a una certa età, quando si è piccolini, alle elementari, si cerca un po' di essere visti, notati, di essere inseriti nel gruppo delle amiche, no, che sono delle grandi. E io, per assurdo, ragazze, riuscivo a infilare l'orecchio dentro e mi stava incastrato, perché probabilmente da bambini si ha un'elasticità diversa, andate a capire, non lo so. E quindi poi mi è rimasto, rispetto all'altro che è messo meglio, prima era come questo, mi è rimasto forse un pochettino anche per quello, non lo so. Giocarci sicuramente non ha giovato, però. Vabbè. Sono quelle cose che si fanno, son ragazzi. Vabbè, vabbè. Comunque sì, dovrei anche farmi le sopracciglia, che veramente sono abbastanza pessime. Poi questo segno qua che vedete, mi sono ficcata un'unghia, non mi chiedete come ho fatto. Stavo parlando con Ricky. Vabbè. Allora, fondotinta messo, lo piazzo qua tra i pennelli, poi dopo lo andrò a posare. Poi, ops, sorry. Vado a fare una roba proprio super super. Dove lo metto sto specchio che non vi dia noia? Lì. Vado a fare giusto una cosa molto semplice, però per essere giusto in ordine, no? Fa sempre piacere. Certo che il tavolo è molto alto, quindi dà abbastanza fastidio, cioè mi blocca il braccio. E che dirvi, ragazze? Sì, non so neanche essere così precisa, perché tanto con le sopracciglia da fare, voglio dire. Giusto per dare loro una forma. E niente, in tantissimi mi avete scritto che appunto il divano vi è piaciuto molto. Sono molto molto contenta che vi sia piaciuto, che i nostri gusti corrispondono con i vostri, bene o male, abbiamo un po' gli stessi gusti. A noi piace tantissimo, in questi giorni lo stiamo provando, e rispetto a quello che avevamo prima è veramente molto molto comodo. Non me l'aspettavo, perché comunque sì, il primo divano era comodissimo, ma aveva una specie di... aveva delle travi sotto che erano una cosa indecente, cioè con l'usura poi veramente se io mi lanciavo e mi buttavo sul divano mi entrava una trave nella colonna, cioè dolore pazzesco, e quindi iniziava a essere un po' scomodo, vi dico la verità, cioè non era molto molto comodo ultimamente, poi non ne poteva veramente più, anche perché ho dimenticato di mettere il correttore su questo neo qua che non mi piace per niente. Potessi me lo farei levare, anzi, se qualcuna di voi è informata su questo, non che mi dia problemi, proprio giusto un discorso estetico, a me proprio non piace, anche perché non ha una forma ben definita, cioè è come se ce ne fosse uno grande, uno più piccolino, e sembra, infatti Ricky a volte mi dice, sembravi sporca di trucco, manco lui si ricorda i miei nei, ma vabbè. E quindi solitamente cerco di... Tra l'altro, l'altro giorno mi sono fatta malissimo, cioè guardate cosa è successo. Vediamo se lo trovo. Ecco, praticamente si è staccata la spugnetta. Io sono andata convinta, ho fatto così, crack, mi ha sentito proprio questo pezzo di plastica entrarmi nella pelle, un dolore boia. Quindi, boh, mi sa che lo devo buttare. Perché se lo metto o sfioro proprio, però mi spiace perché c'era ancora del prodotto. Però vabbè, facendo molto piano, destra, sinistra, senza calcare, riesco ancora un po' a sfruttarlo, ma rischio di farmi male veramente, quindi mi sa che lo butterò nel cestino per evitare incidenti, che non è il caso. Ok. Questo fatto, poi metto, magari utilizzo
cosa c'è qua? Questa qua di Douglas, che è anche carina, che mi ha regalato Riccardo, che non uso mai. E metto questo qui, un po' più chiaro, proprio questo tipo dorato barra champagne. Anzi no, vabbè, ormai l'ho messo. Vabbè, faccio questo. Anche se non lo vedo pigmentato come quelli di Too Faced, però li devo comunque utilizzare perché non voglio che facciano la fine di quell'altra che avevo da 5 anni, no? Non è il caso. E quindi usiamo questa anche. Polverosissima anche questa, veramente. L'unica che non era tanto polverosa era sta Naked che avevo. Magari non era polverosa perché era vecchia. Però mi pare fosse così già da quando ce l'avevo, l'avevo appena presa, quindi. Vabbè. Mi avete mandato tante storie, quindi vi ringrazio, sono contenta che mi confidate le vostre cose. Spero ne arrivino sempre di più così da poter continuare questa rubrica, perché poi senza le vostre storie la rubrica non può esistere, ovviamente. Vado a mettere un goccino di questo nell'angolino. Giusto così per dare un po' che vedete che non è tanto pigmentato, cioè. Eppure ho preso quello bello scuro. No. No, sì, si vede. Però. Lo vedo più dal video che dallo specchio, pazzesco. Sarà che io la luce migliore. Vabbè. Giusto così per dare un po' di profondità. Ah, ok. Ancora un goccino di qua perché mi sembra un pochino più chiaro. Sembrerebbe uguale. Parrebbe così. Vi ripeto, faccio una cosa molto light, molto light. Che altro dirvi, ragazzi? Ieri sera, appunto, come vi accennavo prima, mi sono vista Sanremo, ha vinto Diodato con Fai rumore, una cosa del genere. Bella, carina, però io volevo Gabbani. Ecco, qua devo avvicinarmi allo specchio, ragazze, perché per l'eyeliner, che tra l'altro mi pare stia anche un po' tendendo al finire, vabbè, comunque sta finendo, ce n'è ancora, per carità, però devo correre ai ripari e fare un saltino poi da Tigotà a prenderne un altro di questi fatti a penna, così ci sono quelli della pupa che sono interrotta sul gong. Perché ovviamente il mio amore mi chiama sempre quando faccio i video. Ok. Giusto così una. Così. Poi metto un po' di mascara. E direi che ci siamo. Mi sento già un pochettino meglio. Io non ho mica capito perché quando mi metto il mascara sto con la bocca aperta. Misteri della vita. Che faccia facciamo noi donne quando ci trucchiamo? Pazzesco. Boh, direi che sono a posto. Ovviamente non vado a mettermi il rossetto, cioè. No, a casa il rossetto, ecco, è proprio una cosa che. No. Preferisco evitare. Cioè, perché lo trovo abbastanza ridicolo, non lo so, poi magari sbaglio. Però, voilà.
Però boh, che devo uscire, ok, ma che dite, il video story lo faccio così, col puccio? Potrebbe essere un'idea carina. Vabbè, vado. Io e il mio cacato impagliato siamo venuti in camera di Fede a vedere i compiti. Ma volevo dirvi, lo sapete che Federico ha preso un sacco di bei voti nel primo quadrimestre? Un piccolo Sì. genio! Tutti 8, 8, 9 10 e un e 7. un 7 solo di matematica. Però per il resto, Mi sembra un giusto. super bimbo! Un super bimbo! Dai, controlliamo questi compiti e poi si gioca un po', Fatti lo zaino, genio! Che poi giochiamo. Mi fa morire, ragazzi. Vabbè. Avevo trovato anche una Pokéball nelle P1000. E niente. Adesso piedini sul tappeto. Relax. Tra poco giochiamo a Double che ha portato di là. Quindi non riesco a farvelo vedere, però è un gioco bellissimo, mi piace tantissimo già solo perché è di Harry Potter. Pronti? Pronti? Via! Via. Trenino di Hogwarts. Treno 934 e batti luogo sti quarti. Mamma mia! Moneta. Mi stai battendo! Beh, siamo solo all'inizio. Pietra filosofale! Ecco. Cena pronta. Ho fatto le spinacine. Ce n'è una di troppo in realtà perché per domani per Ricky è al lavoro, visto che inizia a lavorare un po' prima e quindi pranzerà al lavoro. E poi carotine. Buon appetito. Allora, ragazzi, non chiedetemi perché, per come, io alle, penso le 21:30 ben passate, mi si è messa a fare una torta alla ricotta e cioccolato. Questa è colpa di Stefi, che saluto e mando un bacione, che mi ha messo una voglia pazzesca. Ha fatto una ricetta di giallo zafferano, torta ricotta e gocce di cioccolato. Ho detto, boh, voglio provarla. Così al brucio mi sono messa lì, ho acceso la planetaria e mi sono messa a fare la torta. Ringrazio Stefi per l'idea, andate a seguirla, mi raccomando. La trovate come la Stefina Channel, vi lascio il link qui sotto in caso, andate a vederla perché è troppo dolce, poi fa dei vlog veramente carinissimi di vita reale, fa vedere tutto quello che fa il suo cane. Scusate la lavatrice, ma è ancora lì che gira. E niente, quindi guardatela. Io avevo appena pulito la cucina, però vabbè, quando si fanno le torte è così. Quindi niente, adesso aggiungo le gocce di cioccolato e poi in teoria inforniamo, anzi è il caso che accendo il forno perché non l'ho ancora fatto.